Ciao amici nottambuli, ieri notte ho visto un film di fantascienza davvero bello, Prometheus, prequel di Alien, e diretto come nel primo film da Ridley Scott, che finalmente rimette mano alla serie. La sceneggiatura è incentrata sull'equipaggio della nave spaziale Prometheus, che seguendo una mappa stellare rinvenuta tra i manufatti di varie culture terrestri, scopre sulla Luna LV-223 quella che potrebbe essere la chiave dell'origine della vita sulla Terra. È un film che potrebbe interessarvi se vi piace questo argomento, cioè la creazione della vita e della specie umana, anche se forse rimarrete delusi da questo punto di vista che non viene approfondito più di tanto, ma rimarrete invece soddisfatti, secondo me, per l'approfondimento di molte cose viste nel primo Alien, che nei film successivi non sono state spiegate. Il film è ambientato nel 2089, quindi circa 30 anni prima i fatti raccontati in Alien, cambia l'ambientazione, come ho già detto il satellite LV-223, mentre nei primi due film si trovavano su LV-426. Su LV-223 viene però trovata un'astronave identica come modello al relitto visto in Alien, quindi comincia ad esserci qualche collegamento. Ma non solo, viene anche approfondita la natura dell'alieno che venne ritrovato all'interno del relitto con il torace sfondato, evidentemente da uno xenomorfo che incubava. In questo film si apprende che questi alieni sono gli ingegneri, forse sono proprio loro ad averci creato e forse vogliono anche distruggerci. Ma qualunque sia il progetto degli ingegneri, è stato fermato dagli esseri parassiti che si trovano sul satellite, che attaccheranno anche l'equipaggio della Prometheus. E qui il film ricalca leggermente il primo Alien, anche se si tratta di parassiti diversi, altre specie aliene, ma sempre nello stesso universo degli xenomorfi. Vedremo un esemplare simile, chiamato Diacono, solo nelle ultimissime scene. Il Diacono potrebbe essere una forma ancora primitiva dello xenomorfo. Comunque la sorte dell'equipaggio della Prometheus è simile a quella già vista sulla Nostromo. Vengono fatti fuori da questi parassiti che riescono ad incubare strani organismi alle vittime, con delle scene davvero indimenticabili, come il parto cesareo automatizzato a cui si sottopone Noomi Rapace nei panni di Elizabeth. Si estrae un feto simile ad un calamaro, forse la scena del film che più rimane impressa. Qui bisogna sottolineare un'incongruenza che viene fatta notare da molti: queste creature dei film di Scott crescono a dismisura senza nutrirsi. Comunque, c'è qualche scena splatter senza esagerare più di tanto. Ridley Scott dosa sempre bene questi elementi, senza far vedere budella gratuitamente. Tra l'altro non mancano le solite divertenti autopsie agli alieni. Per quanto riguarda le location, la Prometheus ricorda lo stile della Nostromo, con degli upgrade tecnologici come il sistema per mappare il mausoleo alieno che trovano sul satellite. Ovviamente Scott ha la possibilità di aggiornare quello che propose in Alien con effetti speciali più moderni. Quindi insomma, se vi è piaciuta la serie Alien, questo prequel è assolutamente essenziale. Anche se non spiega tutto, si comincia ad intravedere qualcosa. In Alien Covenant, che sarebbe il sequel del prequel, la storia verrà approfondita ulteriormente. Unica pecca, il cast non è interessante come quello del primo Alien. Noomi Rapace non ha sicuramente il carisma e la bravura della Weaver. In ogni caso è un film consigliatissimo. Anche per questa volta è tutto, se non sapete che film vedere, ve li consiglio o ve li sconsiglio io. Ci sentiamo alla prossima, ciao amici nottambuli!